persona molto conosciuta, un essere illuminato, Giorgio Bongiovanni, e con lui dovremo affrontare e parlare di argomenti che credo siano di interesse molto attuale, cioè parleremo del terzo segreto di Fatima, ma anche di quelli che possono essere i segnali, i messaggi che ci vengono trasmessi attraverso i cerchi nel grano. Giorgio Bongiovanni, ricordiamo, è uno stigmatizzato e quindi è in grado di spiegarci e di darci notizie, spiegazioni, di illuminarci appunto su questi argomenti. Buonasera, Giorgio. Buonasera a tutti voi, buonasera dottore Carlo. Benvenuto fra noi. Allora, che ci dici del terzo segreto di Fatima? So che hai avuto dei contatti recenti con persone vicine alla sua Lucia. Sì, buonasera a tutti, grazie Antonella, dottore e agli altri, Massimo e Rosario. Io volevo fare una piccola premessa. Parentesi, chiudo subito. Stasera, quindi io non posso stare molto, però insomma, 20 minuti abbondanti possiamo parlare, perché a Palermo, qui stasera, c'è l'anteprima mondiale del film La Trattativa di Sabina Guzzanti. E Ah, ecco. siccome sono invitato da lei personalmente, perché lei mi ha intervistato e siamo amici, quindi vorrei essere presente. E allora non starò molto con voi, però vi ho dato questa notizia Allora, Giorgio, cerchiamo magari di concentrare il più possibile, così diamo a tutti la giusta informazione. Rispondo subito al dottore la domanda. Io sono stato a Fatima, come è noto, vivo un'esperienza come stigmatizzato mistico da 25 anni e ho di queste esperienze continue. L'ultima, una delle ultime, perché fino all'altro ieri ne ho avute, è stata quella di un viaggio che io ho fatto a Fatima il 2 di settembre. Ho ricevuto in visione spirituale un invito della Celeste Signora, della Madre Santissima Maria, di recarmi in pellegrinaggio a Fatima dopo 25 anni, del giorno che ha cambiato completamente la mia vita. E il 2 di settembre dell'89 ero un ragazzo 26enne, e quindi questa nuova visione che mi invita di andare a Fatima verso la fine di agosto è stata per me molto emozionante. Tra l'altro, io ero reduce di un viaggio che avevo fatto in Inghilterra, dove, come abbiamo già diffuso nei messaggi per internet e attraverso programmi televisivi della televisione messicana e sudamericane, ho ricevuto, diciamo, questo invito a visitare questi cerchi nel grano, e abbiamo avuto la grande sorpresa che si sono formati nei giorni che eravamo lì noi dei cerchi nel grano, con dei simboli inerenti alla nostra missione. Dopodiché mi sono spostato appunto a Fatima perché ricevo questo invito, e lì mi aspettavo un segno. Io questa volta sapevo cosa mi sarebbe successo, non l'avevo detto a nessuno, però già mi era stato detto. Mi hanno accompagnato alcune persone in questo viaggio, e ovviamente Sonia, lei è la mia compagna, ed altri accompagnatori, compreso un mio carissimo amico d'infanzia spagnolo che ci ha fatto da guida, che si chiama Manuel Mourinho. E allora io arrivo lì e intanto vengo ricevuto per miracolo, avendo io scoperto una notizia in Italia dell'uscita di un libro in portoghese, adesso è anche in italiano, che vi invito a leggere, tra poco daremo anche vi do il titolo del libro. E
leggo una notizia, il diario di inedito di Sor Lucia dos Santos, la veggente di Fatima. Mi sorprende perché le monache di clausura, le sue assistenti, con l'avallo del vescovo e assolutamente ne sono certo del Papa in persona, dei due papi, una notizia straordinaria, cioè che Lucia dos Santos il 6 gennaio del 1944, quando le venne dato l'ordine di trascrivere il terzo segreto di Fatima, che poi è stato rivelato purtroppo solo in parte dalla Chiesa Cattolica, lei scrive una prefazione al segreto, diciamo così, che in realtà è una visione dell'adempimento del segreto. E lo mette, lo lascia lì nel suo cassetto chiuso a chiave e ci è rimasto per quasi 100 anni queste parole inedite. Comunque, le suore, sicuramente appoggiate da Maria Santissima dal cielo, pubblicano questo libro e mettono questa cosa di Lucia di Fatima, la quale dice, praticamente lei vede la fiamma della giustizia di Dio che si abbatte sulla terra, colpisce l'asse magnetico terrestre e quindi c'è la deriva dei continenti, catastrofi, eccetera. Quello che sempre si è avuto il timore del segreto di Fatima. Quindi io chiedo alla direttrice del santuario, a una delle suore che sono state vicinissime fino alla morte di Lucia dos Santos, che è avvenuta nell'anno 2006 all'età quasi di 100 anni, e sorprendentemente io mi aspettavo: no, non riceviamo nessuno, non possiamo vedere nessuno, si compra il libro e buonasera. Invece mi invitano loro, questa sorella, Sor Sofia, dice: no, venga qui, va bene, accetto l'intervista che io ho pubblicato, vi invito a leggerla sul sito giorgiobongiovanni.it, e mi dà l'appuntamento il 2 di settembre, l'anniversario della mia stigmatizzazione. Quindi io leggo che è un segno importante. E quindi vado a Fatima, intervisto questa sorella, cioè prima vado a Coimbra, nel monastero dove Lucia dos Santos ha vissuto 50 anni della sua vita, e poi vado al santuario delle apparizioni, nella quercia dove io stesso avevo avuto la famosa esperienza indimenticabile del 2 di settembre del 1989. E lì io ho delle visioni, ho una sanguinazione, mi appare anche una croce sulla fronte, ricevo un messaggio firmato dall'arcangelo dell'annunciatore, dell'Annunciazione, il quale mi preannuncia che i miracoli a Fatima non sono finiti, ne manca uno e che io sarò coinvolto. Questo è un mistero, lo vedremo di che miracolo si tratta, perché già uno ce l'ho, quindi non credo che si tratta di ulteriori stimmate, penso che si tratta di qualche cosa completamente diverso. Quindi il messaggio di Fatima che noi abbiamo divulgato in questi 25 anni, e prima di me lo divulgò anche il mio amico e maestro spirituale Eugenio Siracusa per altri 50 anni, quando ho scoperto questa scrittura inedita di Sor Lucia, ho detto: ma allora non eravamo matti, eppure siamo stati derisi, insultati, denunciati, perché dicevamo il falso sulla Madonna di Fatima, invece era tutto vero. Ecco, questo è in sintesi quello che è successo. Giorgio, il terzo messaggio di Fatima per volere della Madonna stessa avrebbe dovuto essere rivelato nel 1960. Invece, la Chiesa Cattolica lo ha rivelato solo nel giugno del 2000, e tra l'altro in modo parziale, cioè è stata divulgata solo la visione, ma non la spiegazione che la Madonna Santissima dava appunto della visione.
Perché c'è questo mistero? Perché il terzo messaggio di Fatima non deve essere rivelato fino in fondo? Bravissima, sei stata correttissima, è proprio così. Purtroppo è stata rivelata solo la visione e non tutta la visione, perché come abbiamo scoperto in questo diario, Lucia vede anche le conseguenze della spada di questo angelo simbolica, il quale nella visione divulgata dalla Chiesa Cattolica la Madonna gli tiene la mano per un tempo. Ma poi Lucia nota nel suo diario come se questo tempo non c'è più e quindi questo castigo arriva sulla terra. Ecco, vedi cara, nel momento in cui la Madonna spiega, certamente che spiega, come ha spiegato gli altri due segreti, perché non doveva spiegare il terzo? È questo che fa veramente indignare, perché l'hanno nascosto. La Madonna deve spiega chi è l'uomo vestito di bianco che viene ucciso. Probabilmente, e questo lo vedremo quando trapeleranno altri appunti del diario segreto. La suora Sofia mi ha detto, Antonella, che ci sono 10.000 pagine di Suor Lucia scritte in 80 anni, scusa, in 70 anni di convento. 10.000. Praticamente questa suora, questa visionaria della Madonna, questa veggente, scriveva tutti i giorni. A Ma noi perché lei continuava a vedere la Madonna nel santuario, nella sua cattedra? continuava a vedere la Madonna e secondo me annotava i fatti del mondo che corrispondevano alle sue visioni. Siccome la maggior parte, infatti noi abbiamo le briciole, abbiamo questa paginetta straordinaria, e il segreto di i tre segreti, i racconti dei pastorelli, ma ci sono pagine che noi non abbiamo. Probabilmente lei spiega quello che succederà, quello che la Madonna nel segreto di Fatima le ha detto. Molte cose le sappiamo, per esempio, che ci sarà una catastrofe planetaria, che la Chiesa sarà invasa da peccati mortali, ma questo anche il Papa Ratzinger, onestamente, devo dire, e coraggiosamente disse che la pedofilia e altri peccati blasfemi all'interno della Chiesa erano stati annunciati a Fatima. Quindi, quando si parla della morte di un vescovo, di peccati mortali dentro la Chiesa, dell'apostasia della Chiesa, cioè che i vertici della Chiesa, cardinali, vescovi, non avrebbero nemmeno più creduto in Dio, della mafia e cose di questo genere. Tutti i papi, i vescovi e i cardinali hanno avuto paura nel divulgarlo. Quando si parla di esseri che vengono da altri mondi e soprattutto, secondo me, della seconda venuta di Cristo, questo messaggio è veramente per noi bellissimo, straordinario, ma per loro è terribile. Quindi Certo, perché nel terzo. non lo divulgheranno mai. Sì, perché effettivamente c'è lo spostamento dell'asse terrestre di 45 gradi che determinerà comunque uno sconvolgimento dell'attuale Assolutamente. geografia. E lì a Bari dovete comprarvi I canotti, mi sa. no, i cappotti, quelli di pelle d'oca, perché arriva la temperatura al sud e qui a Palermo intorno a sotto zero, quasi per 7-8 mesi, mentre al nord saranno meno 40, meno 30, e in Siberia ci saranno i mandarini, le arance e i limoni. Quindi uno sconvolgimento totale dell'attuale Sì, immagine della Terra alla quale siamo abituati. Ma anche la morte di purtroppo miliardi di persone, milioni o miliardi di persone. è anche la caduta della Chiesa cattolica, cristiana, romana, apostolica, come la conosciamo, non si troverà più. Ma non credo, della caduta non credo, diciamo di una grandissima sofferenza e purificazione, chiamiamola così, perché la Chiesa
cattolica nella quale io sono un credente profondissimamente della Chiesa di Cristo. Quindi questa Chiesa cattolica fatta da noi battezzati e da sacerdoti missionari veri rappresentanti di Cristo, quella si salva, ma la Chiesa opulenta, la Chiesa dei denari, dei poteri, eccetera, sì, quella cadrà assolutamente. Giorgio, quando si parla di questa lancia, cosa raffigura secondo te? Un meteorite? Può essere un Qualsiasi evento? cosa, io penso che si tratta di catastrofi naturali, questo ne sono assolutamente convinto. Beh, l'unica catastrofe che può modificare un asse potrebbe essere, per esempio, un'eruzione di un vulcano. Oppure un grandissimo terremoto del decimo grado della scala Richter, come quello di Fukushima, che ha provocato l'oscillazione dell'asse magnetico terrestre. Infatti, quando vedrete quest'anno e l'anno prossimo, ci saranno delle punte, quindi oscillamenti, dove noi moriremo di freddo per una settimana, 10 giorni, e poi la temperatura ritornerà, tra virgolette, normale. Questo significa che l'asse oscilla, ma può avere una fuga senza ritorno, cioè rimane, oscilla e rimane nel posto dove si trova, che è proprio quello dei 45 gradi, quello dei grafici che io ho fatto vedere, che ho divulgato. Sito. Ecco, ma secondo te questo messaggio, questo evento, diciamo, traumatico per la Terra, che significato può avere? Cioè, come può essere spiegato? Ma vedi, caro dottore mio, Gesù profetizza dei cambiamenti radicali della terra prima della sua venuta. Nel Vangelo, con il linguaggio religioso, teologico, quindi non scientifico, vengono pronunciate parole castigo di Dio, e ci saranno terremoti, fame, pestilenze. Quindi Gesù usa parole semplici per arrivare a tutti i semplici, ma di fatto si tratterà di una grande purificazione e dell'instaurazione del regno di Dio in terra. Quindi questo, che sarà la cosa più bella, più grande della storia dell'uomo, finalmente si vivrà in pace, in fratellanza. Però, siccome Gesù ha detto: io farò tutte le cose nuove, ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. Ecco, nuovo cielo e una nuova terra significa che persino la geografia del nostro pianeta cambierà. E quando fotograferemo dallo spazio, perché nello spazio noi vivremo e viaggeremo nell'universo, fotograferemo la Terra, la Sicilia, la Puglia, la Spagna, non saranno più così, spariranno, cioè ci sarà un grande cambiamento anche geografico. Quindi questo è necessario perché la Terra si deve purificare. Purtroppo non può rimanere nemmeno memoria di questa geografia. Certamente la Terra sarà bellissima, i posti come l'Italia meravigliosi rimarranno, ma i disegni cambieranno. Bene, il messaggio è ben chiaro. Se l'interpretazione diciamo, è condivisa anche da magari altri attenti osservatori, mi viene da pensare che molti dovranno cominciare a mettere da parte quello che hanno accumulato, o nasconderlo, o magari cercare di portarselo con sé in qualche parte dove possono sentirsi più sicuri. Non so, magari le banche cercheranno di fortificare di più i loro forzieri o altre iniziative del genere. Che ne pensi, Giorgio? Penso che hai ragione, che lo faranno, ma non servirà a niente, perché Sarà assolutamente inutile. anche loro se ne renderanno conto, perché la moneta, la carta non sarà buona nemmeno per i servizi igienici, i soldi. Quindi invece dovranno pensare a come salvare la pelle, ma è difficile che la salveranno. Vedi, è già successo, io l'ho scritto in un libro e ho ricordato, non ho fatto altro che ricordare
quelle cose che sono accadute nella Bibbia. A un certo punto Dio ha deciso di sterminare gli uomini, ha fatto entrare dentro un'arca, cioè dentro un apparato tecnologico molto avanzato che potesse resistere agli tsunami, onde alte 500.000 metri, quindi non era un'archetta fatta di legno come la favoletta ci raccontava, era un oggetto vero, una nave vera, ma costruita, fatta costruire a Noè, perché di Noè sto parlando, da esseri non di questo mondo. E quindi a un certo punto non è che anche a quei tempi, nelle loro usanze ovviamente antiche e poco, molto meno evolute delle nostre di oggi, ma avevano i soldi, accumulavano, si ammazzavano tra di loro. C'erano i capibanda, i rappresentanti, c'erano i medici, con la loro evoluzione, e c'era una grande degenerazione. Non è che Dio ha fatto una conferenza stampa è apparso nelle televisioni dicendo sono Dio, vi devo dare un messaggio. Si è servito di uno straccione, quale Noè, che avvisava come può servirsi di me oggi. E diceva: guardate che se non la smettete, io mi incazzo, scusate la parola, io vi riprendo, io vi bastono, se non la smettete. Ecco, siccome gli uomini non solo non la smettevano, ma anche si burlavano di Dio, cioè lo sfidavano, e allora Dio che cosa ha fatto? Ha fatto alzare onde alte 10.000 metri e sono morti tutti. Non se ne è salvato nemmeno uno, solo quelli che Dio disse a Noè di far entrare nell'arca, e tutte le specie animali, tutte le specie delle piante che c'erano sulla terra, alcuni uomini, donne e bambini che Dio ha scelto, e il resto, tutti sono morti, completamente. Morti nel senso fisico, perché sapete che io credo che la morte non esista. Quindi oggi vi assicuro che siamo peggiori di allora, molto peggiori, molto, perché allora non stupravano i bambini come oggi, non tagliavano le teste come oggi, non si mangiavano la carne umana come oggi, non schiacciavano il proprio fratello come oggi. Quindi preparatevi che da un momento all'altro Dio ripeterà le frasi della Genesi 6. Io mi sono pentito di aver creato l'uomo, io lo distruggerò. Quindi, quello che dobbiamo fare, invece di, appunto, come faranno alcuni, di comprarci casseforti e creare forzieri, è cercare di salvarci l'anima. Sembra che alcune nazioni abbiano da tempo previsto un evento del genere e sembra anche che abbiano costruito delle strutture molto sicure, almeno per loro, all'interno delle quali rifugiarsi in eventi del genere. E questo lo leggevo e mi pare che un po' tutte le nazioni, diciamo così, avanti dal punto di vista economico, abbiano già provveduto per poter tutelare perlomeno il gota della, diciamo, della politica. Questo, secondo te, potrebbe essere utile a salvar loro la vita, anche se hai già dato delle risposte? No, non è utile perché possono fare dei bunker anche a 500 metri o a 5 km sottoterra. Le onde magnetiche dei terremoti e dei maremoti arriveranno a colpire purtroppo qualsiasi tipo di struttura fino a 50 km sotto la crosta terrestre. Non mi risulta che ci siano edifici costruiti dagli uomini a 40-50 km sottoterra. Quindi, purtroppo, nessuno sarà risparmiato, perché le onde sismiche, non c'è una scala che può registrare onde sismiche
che spostano interi continenti. Noi abbiamo una scala fino al decimo grado della scala Richter e quello fino al nono grado della scala, nono o decimo grado della scala Mercalli. Altri graduatori, altre scale non ne abbiamo. E quando c'è il decimo grado della scala Richter, il terremoto viene considerato catastrofico. Significa che tutte le strutture che ci sono sopra la crosta terrestre, qualsiasi tipo di struttura, qualsiasi, anche la più moderna, col decimo grado, se supera un paio di minuti, non regge niente, crolla tutto. Quello di cui io sto parlando si tratta di sismi, onde sismiche, che non hanno scala, non lo so, per fare un esempio, direi 18, 20° grado la scala Richter, quindi smuovono. In un messaggio che abbiamo ricevuto, abbiamo saputo per esempio che la Sicilia si spaccherà in due, non sarà più un'isola, sarà un'isola e mezza, perché tutta la parte occidentale, dal Belice fino a Trapani, si spacca in due, quindi diventa un altro isolotto. Come fai a fare? Che strutture puoi fare? Anche che qui faccio un esempio dei nostri cari nemici mafiosi, anche qui si costruiscono con tutti i miliardi di euro che hanno un bunker a 1 chilometro, 2 chilometri sottoterra. Se si spacca in due la terra, come fai a fermarli? Quindi non ci sarà scampo. Giorgio, le apparizioni della Madonna e i suoi messaggi sono stati davvero tantissimi e sempre in crescendo in questi ultimi anni. Partiamo dalla Salette, per arrivare poi a Lourdes, a Fatima, a Medjugorje, a Garabandal, a Peña Blanca, tantissime le apparizioni, tantissimi messaggi, ma vedo che c'è un dato ricorrente: la Madonna invita sempre all'umiltà, alla preghiera e al pentimento soprattutto, alla penitenza. Ma qual è il valore del pentimento? Può l'uomo arrivare al punto di comprenderne davvero l'essenza e quindi in un certo qual modo riscattarsi? Sì, ma ci vogliono le opere. Pentimento a parole non serve a niente. La Madonna chiede pentimento perché vorrebbe un cambiamento dal cuore, ma l'uomo si pente a parole, non nei fatti. Non ci sono segnali di cambiamenti nel mondo. Ci sono segnali purtroppo inquietanti, perché la crisi politica mondiale, quella che stiamo vivendo oggi, io ero giovanissimo, tu più giovane di me sicuramente, Antonella, io, la crisi della guerra fredda, rischiavamo meno di quello che stiamo rischiando oggi. Oggi stiamo rischiando, e la cosa più grave, almeno a quell'epoca c'erano i due blocchi di potere, e ci informavano la Russia di qua, le armi nucleari. Adesso non ci dicono niente. Adesso ci propinano umbriacature di televisione, spazzatura, le notizie tutte manipolate, e sappiamo poco e niente. Mi ricordo che la guerra del Vietnam, uno dei più grandi scandali della storia del mondo, comunque la filmarono. C'era un'informazione, le bombe al napalm degli americani furono una grande vergogna negli Stati Uniti, quando i giornalisti americani riportavano i filmati delle bombe al napalm dei propri amici soldati americani. Adesso non sappiamo niente, ci raccontano che ci sono un gruppo di tagliagole che tagliano le teste alle persone, non si sa il perché. Ci dicono che una grande organizzazione terroristica mondiale che ci sta minacciando il mondo con i coltelli, con le frecce, pensate. Quindi non lo so, sì, è vero che tagliano le teste. Poi scopriamo che sono persone che parlano l'inglese con l'accento inglese e dicono che sono terroristi arabi. E poi scopriamo
che queste grandi organizzazioni internazionali, questa ultima, l'ISIS, lo Stato Islamico, il nuovo, diciamo, i nuovi Bin Laden, alla fine stanno di fatto, se leggete, io faccio il giornalista, le quotazioni in borsa delle grandi produzioni di armi americane, cioè questa organizzazione terroristica criminale, la crisi in Russia con l'Ucraina, la crisi in Siria, praticamente hanno aumentato del 120% le azioni in borsa delle più grandi industrie armamentiste del mondo. Quindi se un'organizzazione criminale deve fare la guerra, loro richiamano agli americani, all'Occidente, e invece sono i più grandi soci in economia dell'Occidente, che veramente non ci capisco più niente. Ma che cosa sta succedendo? È un grande gioco, è un grande divertimento sulle spalle della povera gente che viene, sì, veramente uccisa, affamata, drogata, ma non ci sono nemici. Questo è quello che vi dovete rendere conto. Non c'è un Obama che fa la guerra a Putin, l'Ucraina che vuole diventare indipendente, la Scozia pure, le organizzazioni criminali terroristiche islamiche. No, è per me una grande montatura quando vedo, perché io vedo la verità lì, in un posto che si chiama Wall Street, lì è tutta la verità. Quando vedo che tutti sono soci, quando gli arabi e gli israeliani che si stanno ammazzando uccidono bambini, bombardano la striscia di Gaza, poi tu vai a Wall Street e vedi che Israele è socio in affari con gli sceicchi arabi, sono fratelli, si vedono nei consigli di amministrazione, vanno a cena, hanno le stesse amanti, si scambiano le amanti, e poi là quella povera gente viene massacrata perché ci dicono che c'è una guerra tra i palestinesi e gli arabi. Poi addirittura sono pure sfacciati. Il presidente Netanyahu, l'israeliano, ha detto che la vendita, grazie alla guerra con la Palestina, abbiamo salvato l'economia israeliana. Cioè non lo dicono più di nascosto. Perché siccome un suo collega nel Parlamento gli disse: ma che è sta storia della vendita, smettiamolo, noi non siamo un paese di armamenti. E quella è la risposta: ma tu lo sai che questa guerra, grazie alla guerra con la Palestina, la striscia di Gaza, noi abbiamo salvato l'economia, perché sono venuti un sacco di investitori nel nostro paese. Quindi Dio deve o non deve distruggere questo mondo? Cioè noi, il mondo, l'uomo. È solo una questione di soldi, cari amici, mi dispiace, ma non c'è niente altro. È così. Giorgio, ti rivolgo a una domanda che arriva dalla chat, una domanda fatta da Anon5985. Dice: Papa Luciani era molto devoto alla Madonna di Fatima e la storia ce lo descrive anche molto scosso dall'incontro con Suor Lucia. Pare inoltre che il cardinale Tarcisio Bertone abbia negato quanto giornalisticamente si narra a proposito delle emozioni di Giovanni Paolo I a riguardo. Beh, Papa Bertone è Ratzinger. un farabutto, è un delinquente, è un criminale, quindi non, per me è come se Totò Riina è più serio di Bertone. Ah, beh, sì, decisamente. È un grande bugiardo, è stato un cacciato via da Papa Francesco, grazie a Dio, e ha mentito su tutto il segreto di Fatima. Quindi non fa testo quello che dice Bertone. Infatti. Continuo a leggerti la domanda, Giorgio. Prego. Papa Ratzinger invece nel 2000 svela parte del terzo segreto di Fatima annunciando che fosse concluso, salvo poi smentire se stesso durante il suo papato. Sì. In conclusione, Papa Luciani è morto a soli 33 giorni dalla sua elezione. E il pentito Vincenzo Calcara nel luglio di quest'anno afferma che sia stato ucciso mediante sonnifero da un medico e un potente cardinale. Benedetto XVI invece si è addirittura dimesso.
Perché la Chiesa teme così tanto il terzo segreto di Fatima? Questa è una domanda rivolta dalla chat. Calcara che io conosco, Vincenzo, l'ha letto sicuramente nel libro di David Yalop o in altre inchieste, è risaputo che è stato ucciso. È stato ucciso Giovanni Paolo I, avvelenato da un complotto della massoneria, la P2, la Banca del Vaticano e il Banco Ambrosiano, perché avevano grossissimi problemi finanziari perché stavano riciclando i soldi della mafia, la Banca del Vaticano e il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Questo Papa aveva scritto in una delle sue prime uscite politiche ecclesiastiche che voleva fare piazza pulita del Banco del Vaticano e dei suoi dirigenti e metterne dei nuovi. Quindi, siccome avevano dei problemi grossi, lo hanno ucciso soprattutto per questo motivo. Perché infatti dopo Giovanni Paolo II, santo, ma per me non è santo, rispetto alla persona, ma la santità è molto lontana dai suoi comportamenti, una delle prime cose che ha fatto, ha lasciato il suo proprio banchiere mafioso, il cardinale Marcinkus, non solo non l'ha rimosso, ma se l'è messo pure come braccio destro. Giovanni Paolo I è un po' come Papa Francesco di oggi, ma mentre Papa Francesco di oggi per me è la stessa figura simpatica, umile, amabile di Giovanni Paolo I, solo che più astuto, non si azzarda a fare delle cose che gli possono costare la vita in una giornata. Senza nemmeno che se ne accorgere, muore misteriosamente, quindi ci va cauto, cerca di fare le cose a poco. Certo che è stato ucciso. Nel segreto di Fatima non mi ricordo cosa volevi sapere. Volevo sapere perché la Chiesa teme così tanto il terzo segreto di L'ho Fatima. spiegato prima, Sì, infatti. perché teme che la verità possa fare piazza pulita dei delinquenti, assassini e criminali che ci sono dentro la Chiesa. Giorgio, come tu dicevi giustamente poc'anzi, il pentimento senza le opere vale poco quanto niente. E tu sei un esempio lampante di questo, visto che con la tua attività giornalistica ti occupi di antimafia col sito Antimafia 2000. A tal proposito c'è Massimo Bonella che voleva darci una news proprio rispetto alle attività antimafia e vorremmo un tuo commento. Gli passo un attimo la linea così ce la riferisce. A te, Massimo. Sì, riprendiamo da Venezia rapidamente sul 19:23. Dunque, c'è una notizia che è la seguente: la mafia è tutorina per evitare gli ergastoli durante il maxi processo. Contavano su un ammorbidimento presso gli ambienti politici. Lo afferma il pentito Antonio Giuffrè nel processo sulla strage di Capaci del 1992 davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Rina contava su canali della Democrazia Cristiana, dice Giuffrè. In Sicilia noi avevamo Salvo Lima in stretto rapporto con Roma. Quando dico Roma intendo Andreotti, spiega. Il processo riguarda in particolare il reperimento dell'esplosivo per l'attentato a Falcone. Afferma poi che Giovanni Falcone fu isolato e poi ucciso grazie anche a una campagna di delegittimazione occulta. Questo è quanto. Linea che torna nuovamente a Bari. Ecco Giorgio, un commento su questa ultima news di Massimo. Sì, Giuffrè è uno dei pentiti più importanti di Cosa Nostra. Per noi, diciamo, addetti ai lavori, non ha detto niente di nuovo, sono cose risapute, strarisapute, emerse tra l'altro anche nel processo a Giulio Andreotti, che è stato prosciolto in prescrizione, ma diciamo condannato di fatto perché la Corte ha provato che lui ha avuto rapporti con la mafia fino al 1982. Di Salvo Lima lo sanno anche i Sassi,
che era un uomo della mafia, quindi Giuffrè dovrebbe dirci se lo sa, io non lo so se lo sa, però i collaboratori di giustizia che sono stati vicini a Riina non penso che si limitano solo a sapere questi fatti che sappiamo tutti. Se può un giorno Giuffrè dirci, come anche altri collaboratori della giustizia importanti come lui, chi sono questi personaggi oscuri che stavano appunto vicini o dietro Andreotti, Lima, perché questo è quello che noi vogliamo sapere, questo è quello che noi vogliamo fare, trovare la verità, perché uccidere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in quel modo, in quel tempo, non è opera solo della mafia, è opera anche dello Stato. Noi dobbiamo renderci conto, realizzare questo, se no la verità non la troveremo mai. Anche mangiando, bevendo la cicuta come Socrate, il veleno che ci può fare male, bruciare lo stomaco. Cioè, noi dobbiamo fare i conti con la verità, e finché noi siamo ipocriti, vigliacchi e codardi, noi dello Stato italiano, dico tutti noi cittadini, politici, autorità, noi dobbiamo ammettere e quindi poi fare una grande purificazione e salvare la nostra democrazia, il nostro paese, se ammettiamo che per molti anni, troppi, lo Stato, non pezzi deviati, lo Stato italiano, lo Stato, nelle sue più alte rappresentazioni, fino al Presidente della Repubblica, sono stati, nella migliore delle ipotesi, conviventi, nella peggiore addirittura complici della mafia assassina. Lo Stato italiano ha ucciso insieme alla mafia uomini come Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa e altri tantissimi, troppissimi martiri. Li ha uccisi, non lasciati soli, come dice Giuffrè. Giuffrè è un grande personaggio ex mafioso, ma lui sa che cosa voglio dire. Io lo conosco a Giuffrè. Non era stato isolato. Falcone era stato accerchiato dalla mafia e dallo Stato. Lo Stato italiano ha ucciso Falcone e Borsellino con la complicità della mafia. Ecco, se noi facciamo come tema a scuola, lo Stato italiano ha ucciso Falcone e Borsellino con la complicità della mafia, svolgimento. Allora noi possiamo purificarci, salvare la patria, ma finché noi pensiamo che la mafia era solo coppole, lupara, gente ignorante, grezza, che ha avuto la capacità di mettere in ginocchio il nostro paese per tantissimi anni, noi siamo ipocriti e continuiamo a essere villani. Sembra che ad essere ammazzati avrebbero dovuto essere i politici, poi c'è stata una virata, quindi hanno scelto È stata una trattativa una trattativa, sì. perché Cosa Nostra voleva uccidere i politici, tra virgolette, traditori, che non stavano più mantenendo i patti come li avevano mantenuti dallo sbarco in Sicilia degli americani fino al 92. I politici avevano mantenuto i patti con la mafia. Nel 92 succede qualche cosa. La crisi mondiale, la caduta del muro di Berlino, altri assetti a livello planetario, quindi Mani Pulite che fa piazza pulita di politici, quindi si ritirano, la mafia li vuole uccidere tutti, i più grandi vertici della Democrazia Cristiana. Invece questi scendono, si abbassano i pantaloni, le braghe e scendono a patti. Scendendo a patti, la mafia non è che si siede a tavolino e discute anche animosamente. La mafia ragiona con le armi. Tu vuoi parlare con la mafia? Loro
tu gli mandi una lettera, una trattativa, parliamo, loro ti rispondono con una bomba più o meno potente. Se sono leggeri, stanno accettando la trattativa. Se ti fanno saltare in aria un'autostrada, la risposta è no. Loro parlano così. Dopo, questa è la prima trattativa. Nella seconda, Dell'Utri, Berlusconi e tutto quel potere che per 20 anni ha governato l'Italia dal 92 fino al 2012, ha fatto un'altra trattativa che è andata in porto, perché se voi notate da 20 anni non spara più nessuno, è tutto tranquillo. Certo che la mafia c'è, si arrestano tanti mafiosi, viene colpita, ma è tutto tranquillo, loro fanno i loro affari, lo Stato arresta qualche delinquente, qualche boss mafioso, ma questa trattativa è andata in porto benissimo, senz'altro. E alla luce delle tante minacce che si stanno rendendo pubbliche oramai, Don Ciotti, Nino Di Matteo, Scarpinato, secondo te la mafia sta alzando di nuovo il tiro? Cara Antonella, secondo me quelle minacce vengono dai vertici dello Stato verso Scarpinato, Di Matteo, Don Ciotti. Rina è solo Il il consulente, portavoce? nemmeno il ventriloquo. Sai il ventriloquo, quello che c'ha il pupazzetto in mano? Rina è il pupazzetto, ma il ventriloquo è un altro ed è lo Stato italiano. Lo devo chiamare così. Perché? Perché non posso dire nome, se posso intuire qualche nome, ma certamente sono uomini di Stato, non sono uomini mafiosi quelli che hanno minacciato recentemente questi magistrati e Don Ciotti. Giorgio, quanto tempo hai ancora, per Un noi? minuto, l'ultima domanda, cara. Un minuto, l'ultima domanda. Allora, devo fare, Me la sono torno, fatta poco. faccio un passetto indietro, Giorgio. All'inizio di questa nostra, di questo nostro incontro ci hai detto che ci avresti detto il titolo del libro, in italiano, perché in italiano è disponibile adesso, vero? Cammino sotto lo sguardo di Maria, biografia di Suor Lucia di Gesù e del cuore immacolato di Maria. Le edizioni sono OCD, Otranto Catania Domodossola. Pensate che questo libro, con l'imprimatur del Papa, il Vaticano che è pieno di serpenti, non gli ha fatto tanta pubblicità come tutti i libri del Papa, che li trovate anche nei bagni pubblici, dappertutto lo trovi il libro del Papa, in qualsiasi luogo d'Italia. Questo libro, che doveva essere come un libro del Papa, trovarlo nelle edicole, nelle librerie, negli autogrill, nei ristoranti, dappertutto, invece non lo trovi, devi mandartelo a ritirare. Perché è vero che c'è l'imprimatur, ma l'hanno fatto stampare ai carmelitani scalzi, poveretti. Perché? Perché il Vaticano ha messo tutti gli ostacoli, che se da un lato il Papa ha permesso la pubblicazione, possiamo immaginare il perché, dall'altro i serpenti non ne vogliono un'ampia diffusione. Quindi leggetevelo a Bari, sicuramente nelle edizioni, nelle librerie religiose e cattoliche lo troverete. Invece doveva essere in tutte le librerie, in tutti i negozi del mondo, e non c'è. Però possiamo ordinarlo su internet, quindi anche chi non dovesse trovarlo Assolutamente, sulla in libreria, basta fare una ricerca in rete e può tranquillamente ordinarlo. sì, Va bene. assolutamente sì. Perfetto. Allora, noi ricordiamo sempre che per chi volesse approfondire tutte le tematiche che abbiamo toccato questa sera, potete visitare il sito di Giorgio Bongiovanni, www.giorgiobongiovanni.it, e il sito di Antimafia 2000, www.antimafia2000.com. Grazie Giorgio, grazie per essere stato con noi stasera. Grazie a Giorgio Bongiovanni e speriamo di risentirci presto. Assolutamente sì, grazie a voi carissimi, un abbraccio grande a tutti. A Un abbraccio a te te. Giorgio e buon lavoro sempre. Grazie, ciao. Ciao. A Ciao Giorgio. presto. Beh, insomma, i nostri ascoltatori credo che stiano riflettendo su queste notizie, su queste considerazioni, che non sono poi di facile accettazione. Io credo che, insomma, riflettere su un evento che potrebbe, che
che si verificherà e dovrebbe verificarsi fra un paio di anni, perlomeno dovrebbe creare un po' di riflessioni, considerazioni, decisioni, iniziative, diciamo, utili a prepararsi a questo evento. Che ne pensate voi, Massimo, Rosario? Inizio io, ma a parte adesso non so fra quanto tempo, adesso non mi azzardo io a dire se tra 1, 2, 3 anni, quello che è. Io faccio un ragionamento molto semplificato, no? Stiamo raccogliendo i frutti che abbiamo seminato, perché in tutti questi decenni, insomma, tra test atomici, guerre, bambini che muoiono di fame uno ogni 4-5 secondi. L'inquinamento bestiale, insomma, sembra che l'uomo, senza farla tanto lunga, abbia fatto un patto con il demonio e non con Dio. Stiamo andando contro natura e quindi non possiamo che aspettarci delle situazioni abbastanza pesanti. Adesso, dette da una persona, come è Giorgio Bongiovanni, noto a livello mondiale per dei segni che porta, che sono documentati. Insomma, fa anche un po' pensare, perché effettivamente questi segni sono documentati e questa persona sta dicendo queste cose. Insomma, fa riflettere. A tale proposito, vorrei ricordare a tutti coloro che ci ascoltano dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto orientale e dall'Istria fino giù in Croazia, che proprio potremmo dire anche la Bassa Austria, che proprio questa sera alle 23:30 sulla televisione privata interregionale che si chiama Video Tele Carnia, ci sarà una trasmissione speciale proprio su Giorgio Bongiovanni, cioè il caso di Giorgio Bongiovanni, e in coda ci sono addirittura delle estrapolazioni di una nota trasmissione andata in onda in tutto il mondo dal circuito della TV messicana Televisa Messico, realizzata dal noto giornalista Jaime Maussan, delle estrapolazioni, dicevo, sulle analisi che Giorgio si è sottoposto nel 93. Sappiamo che lui ha le stimate dall'autunno 89. Nel 93, giustamente, si è dovuto sottoporre a dei controlli. Ci sarà anche, io ho preso praticamente, siccome questa trasmissione è stata curata da sottoscritto, ci sarà prima l'incontro Giorgio Bongiovanni con Mikhail Gorbaciov, l'ex presidente dell'Unione Sovietica. Dopodiché ci sarà l'intervista molto dettagliata della sua esperienza. Non si parlerà di antimafia, delle sue attività che lui svolge nel sociale, ma della sua esperienza spirituale. E in coda ci sarà questa estrapolazione di questo documentario di Jaime Maussan sulle analisi che lui si è sottoposto. In modo particolare ascolteremo i pareri di due medici, un ematologo e un psichiatra, che quest'ultimo è italiano. Quindi sarà molto interessante, ecco, per chi ci sta ascoltando, che ci segue dal Friuli Venezia Giulia, potersi sintonizzare questa sera, lo ripeto, alle 23:30 su Video Tele Carnia. Ecco, la televisione è molto potente, un segnale molto potente che arriva in tutto il Friuli Venezia Giulia, addirittura sconfinando in Venezia, qui io la prendo, e arriva fino giù in Croazia. Quindi sintonizzatevi e guardate questa puntata, perché veramente merita. Ecco, questo posso dirvi per quanto riguarda poi tutto il resto. In più vi ho dato anche questa segnalazione. Tra altre cose, Questa puntata poi la troviamo anche sul sito Sì, ma pianetaoggitv.net. ancora prima, Antonella, sai, su Web Network, siccome è anche televisione online, qui Rosario ci può spiegare anche bene, ecco, questa puntata sarà disponibile anche all'interno di questa emittente che ci sta ospitando in questo momento. Sai, su Web Network, che è appunto a diffusione internet, che è anche appunto televisiva, radio e televisione online. Ci vedono dappertutto. Anzi, a tale proposito saluto tutti coloro che ci seguono anche dal sud Italia fino in Argentina, dalla città di Rosario. Rosario, non è così? Certamente Massimo che è così. Science Web Network trasmette col palinsesto orario e quindi c'è proprio la rubrica di Pianeta Oggi TV e tutte le settimane Massimo manda i suoi speciali Pianeta Oggi Report che è molto interessante. E questa volta abbiamo questo video
che veramente consiglio a tutti di vedere. Se per caso non riescono a sintonizzarsi, cioè a vederlo sulla web TV all'orario prestabilito, perché sul sito www.sciencewebnetwork.it c'è anche il palinsesto orario della web TV, possono comunque vederselo sul sito e rilanciarselo tranquillamente, perché non ci sono problemi su questo. E chi invece non vuole vedere il video può ascoltare l'audio, perché viene mandato anche sulla web radio l'audio. Un lavoro completo, Rosario. Completissimo. Quindi non ci sono scuse. No, perché viene mandato sulla web TV per tutta la settimana all'orario prestabilito, quindi basta andare a vedersi il palinsesto. Possono andare sulla piattaforma streaming della web TV e c'è proprio la sezione apposta di Pianeta Oggi TV, e quindi c'è il video, si cliccano sopra e se lo guardano. Perfetto. Vogliono ascoltarselo tranquillamente solo l'audio, non vogliono vedere il video, su Science Web Radio c'è sempre il palinsesto sul sito, che possono vedere, che viene trasmesso a determinati orari, questo reportage di Massimo Bonella di pianetaogtv.net. Sono le 19:41, Massimo, avevo ancora un minuto circa, sì. Ci sono delle ultime news? Sì, ce n'è una importante, dunque la notizia in primo piano di quest'oggi nel veneziano, ma non solo, a livello nazionale, perché insomma queste cose adesso, oltre che aver stancato, fanno anche veramente pensare. È stato trovato il tesoro di Chisso, 8 milioni nascosti all'est dal segretario. Dunque questa notizia l'abbiamo estrapolata dal Gazzettino di Venezia. Dunque, a gestire i soldi dell'ex assessore regionale ai trasporti sarebbe stato Enzo Casarin, e lo 007 è un ingegnere. Dunque, leggiamo un attimo cosa riporta il Gazzettino. Ho trovato il tesoro di Renato Chisso, o almeno la strada che porta lì. L'ex assessore regionale alle infrastrutture non aveva soldi sui conti italiani, sono passati di conto in conto, e aver trovato la traccia secondo la guida secondo la Guardia di Finanza equivale ad aver trovato il tesoro, anche se i soldi fisicamente non ci sono più, è possibile contestarli a lui. Questo in sintesi, ecco, la notizia in primo piano. Poi vediamo se so che non mi vedete, non so come mai, a me mi risulta, io mi vedo qui sul monitorino, non so come mai non vada in onda la mia immagine. Comunque vi do un'altra notizia, dunque, che riguarda sempre, ecco, il tema di questa sera, il personaggio più che altro, Giorgio Bongiovanni. Ci sarà una conferenza sul tema della lotta alle mafie ed educazione alla legalità sabato 4 ottobre, con inizio alle ore 16 al Teatro Apollonio, Piazza della Repubblica a Varese. Ricordo e sottolineo, perché è importante, l'ingresso è gratuito, cioè non si paga niente, questo che mi interessa, che si può andare lì gratuitamente e ascoltare delle cose veramente molto interessanti. Dunque, gli organizzatori sono le Agende Rosse di Salvatore Borsellino, Antimafia 2000, Libera. I relatori sono l'ingegner Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, il dottor Antonino Di Matteo, il dottor Salvatore Bellomo, sostituto procuratore di Monza, Giorgio Bongiovanni, che l'avete appena ascoltato, la dottoressa Anna Maria Fiorillo, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano, dottor Giulio Cavalli, scrittore, attore, regista, e il dottor Lorenzo Frigerio, giornalista di Libera Informazione. Il moderatore sarà Lorenzo Baldo, che è vice direttore di Antimafia 2000, che se è in ascolto lo saluto, lo conosco da tempo, un grande saluto e tutta la mia stima a Lorenzo Baldo per il lavoro che sta svolgendo nella redazione di Antimafia 2000. Questo è quanto. Dimmi, scusa, vuoi ripetere la data per favore? Sì, certo, hai fatto bene a dirmelo, perché così se chi non l'avesse sentito all'inizio, adesso lo ricordiamo con calma. Allora, dunque, sabato 4 ottobre, quindi sabato questo,
con inizio alle ore 16 al Teatro Apollonio, Piazza della Repubblica, Varese. Ingresso libero, non si paga niente. Quindi un invito ad andare perché veramente merita. Ripeto, sabato 4 ottobre, inizio alle ore 16, Teatro Apollonio, Piazza della Repubblica, a Varese. Se non ci sono domande da Bari, io qui da Venezia avrei concluso. Mi domando perché tu all'improvviso sei diventato molto verde e molto rumoroso. Non, sì, vedo, aspetta, vediamo se riusciamo. Ecco, guarda, spero che mi vediate. Bene. Soprattutto mi domando il perché di quella giacca. Secondo me c'è Speriamo. qualcosa sotto. Speriamo. Non credete anche voi su questa situazione, di Bene. rossi comunisti e papà, chi è? Io mi Non alludevo al colore, per carità, solo che è Di musica, ma come mai? solito, cravatta e giacca, no? Quando sono di questo colore si abbina sempre, ah, vedi, è un comunista, oppure la cravatta verde, ma è un leghista. La scenografia di Salis che viene inquadrato è verde, allora uno può pensare, magari no, è leghista, No, poi è quello attorista. mi serve per il chroma key per andare sulla web TV in regia. Lo so bene, ma ultimamente, no, questo per dire che in questi ultimi anni, soprattutto dal 94 in poi, non si capisce perché si deve sempre abbinare queste cose, no, al partito, no, alla linea politica. Da quando Berlusconi cominciava a dire, ah, quello è un comunista, tu sei un comunista, inizialmente cioè, faceva anche ridere, poi siccome l'ha ripetuto diverse volte nelle sue televisioni, no, allora ecco che anche la gente comincia subito a fare questi abbinamenti, a dire, ah, ma tu hai quel colore lì, ah, sei un comunista, eh. Cioè, basta, questo fa capire che basta che tu una cosa la ripeti un po' di volte sui circuiti, no, potenti, nazionali, quelli che hanno avuto tutte le frequenze negli anni 80, allora basta, passa quel concetto, passa quell'immagine e su questo meriterebbe un serio approfondimento. Cioè, Massimo, se io voi... conosco politici che hanno in tasca molte cravatte di colori diversi e anche molte giacche di aspetto diverso, pronti a indossarle a seconda della trasmissione. Vedi, Comunque, guarda che io non discutevo il colore, ma solo il fatto che tu indossi questa sera una giacca. Chissà perché. Ce lo dirai la settimana prossima, Bonella, quando torni dall'estero, perché adesso il nostro tempo è finito e dobbiamo salutare. Ma guarda, molto semplice, siccome dopo devo andare in onda in televisione, quindi ho dovuto mettermi un attimo questa cosa qui, fa sempre. Questa roba ci convince poco, Bonella, lascia perdere. Basta che tu accendi anche Salso televisivo, vedrai che poi il prossimo settimanale è con questo look, è fatto con questo look. Sono tutte chiacchiere queste, Bonella. Rifletti bene, la settimana prossima ci dai la risposta corretta. Noi adesso... Sono le 19:47, siamo in ritardo di quasi 20 minuti, no? Per colpa tua, con tutte queste domande che non c'entrano niente con la trasmissione, e ti rimetto la linea a Bari, da Venezia, ho concluso. Non è vero che non c'entrano perché noi siamo abituati a vederti col maglioncino a girocollo, col paraorecchi, col calzino di notte, quindi adesso vederti in questa non si capisce perché. Quindi Bonella, la settimana prossima ci dai spiegazioni. Basta, non si discute. Noi Bene. adesso... Io posso dire a chi ci ascolta, a chi ci vede in questo momento, beh, guardate, accendete la televisione e mi vedrete la prossima settimana in video con questa giacca. Quindi Antonella, mi dispiace per te, è inutile che ti arrampichi sui specchi per cercare di Sì, dire com'è. vabbè. Al massimo mi arrampico alle ringhiere, non agli specchi. Comunque. Guarda, lì ci puoi benissimo arrampicarti, sono già pitturate, nuove, quindi non ti sporchi neanche. Poi lo Dai, guarda. scopriremo. Va bene. Bene, io credo che ci convenga salutarci, Sì. salutiamo e ringraziamo i nostri ascoltatori per la pazienza che hanno avuto di ascoltarci, soprattutto negli ultimi minuti. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno, salutiamo il nostro corrispondente ottima voce informativa Massimo Bonella, ringraziamo tutti quanti per l'ascolto. E ci risentiamo mercoledì prossimo. Grazie. Un caro Sempre alle saluto. 18:30 su Saiuz Web Network. Certo. Salutiamo tutti. A mercoledì prossimo.
Ciao a tutti. Certo. Un saluto anche da Venezia.